Ed ecco qua infatti la situazione. La sorgente sta nel fuoco, nel primo fuoco F1. Il raggio blu, che è parallelo all'asse ottico, passa per il fuoco 2. Il raggio verde, che in teoria esce da B e passa per il primo fuoco, per poi procedere orizzontalmente. E il raggio giallo, quello indisturbato, che passa per il centro della lente. Si vede che questi due raggi diventano paralleli, non convergono più, oppure convergono all'infinito, quindi l'immagine si forma all'infinito ed è capovolta infinitamente grande.